Grazie Presidente. Dopo mesi di lavoro in Commissione Patrimonio, congiunta con politiche sociali, insieme ai consiglieri di maggioranza, di opposizione, con i municipi, gli assessori ed infine con le associazioni che da sempre si occupano di questo tema, oggi portiamo in aula Giulio Cesare, il primo regolamento che disciplina l'acquisizione, la gestione e la concessione dei beni confiscati di Roma Capitale. Compiamo quindi il primo passo verso un obiettivo che per questa amministrazione è stato da sempre una priorità, visto il grande valore morale di questi beni e ciò che essi rappresentano, cioè la vittoria del bene sul male, che ci rende particolarmente fieri di averli all'interno del patrimonio immobiliare capitolino. I beni confiscati sono frutto di condotte illecite, funzionali alla continuità di tali condotte, finché con il lavoro quotidiano di coloro che contro l'illegalità lottano appunto giorno dopo giorno, questi beni vengono sottratti a questo circolo, a questo circuito malavitoso. E infatti è di pochi giorni fa l'arresto di alcuni criminali e il sequestro di beni per 7 milioni. L'assenza di regole che abbiamo riscontrato appena insediati doveva indubbiamente essere colmata e quanto prima, se volevamo, come vogliamo, che Roma Capitale si guadagni un ruolo di primo piano nell'utilizzo dei beni confiscati. Per questo abbiamo pensato ad un regolamento che fosse scritto su misura della Capitale, ritagliato sulla sua complessa struttura. Abbiamo capito che dovevamo rintracciare in ogni struttura capitolina coinvolta nel processo un responsabile alla gestione di questi beni, che rispondesse per essi. Abbiamo rappresentato l'importanza della trasparenza nella gestione, nell'assegnazione, persino nei controlli. Abbiamo voluto il coinvolgimento dei municipi in ogni singolo passaggio, persino l'invito alla consegna dell'immobile, anche se l'immobile viene preso in carico da altre strutture, perché non vogliamo che accada più ciò che è accaduto in passato, quando gli enti territoriali non sapevano nemmeno quali e quanti beni confiscati insistessero sul loro territorio. I municipi devono diventare protagonisti della gestione dei beni, ma soprattutto siamo partiti da questa considerazione. I beni confiscati, Roma Capitale, non li compra. I beni confiscati non si comprano con il denaro. Roma Capitale non versa soldi per acquisire nel proprio patrimonio questi beni. Per ottenere questi beni servono progetti. Serve una visione del domani, del futuro, di pensare a questa città come dovrà essere, cosa non c'è, e colmarlo attraverso l'utilizzo di questi beni. Il valore morale di questi beni risiede non nel loro utilizzo, ma nelle finalità cui il loro utilizzo è destinato. Per questo noi abbiamo lavorato moltissimo sulla programmazione, perché solo attraverso i programmi, le idee del futuro e di ciò che dovrà essere in questa città possiamo utilizzare questi beni nel miglior modo possibile e non prenderli semplicemente perché ci vengono offerti ed è un bene in più, una tacchetta in più nel patrimonio immobiliare di Roma Capitale. Questa cosa non servirebbe a niente, non è servita a niente in tutti questi anni. Non è così che questi beni devono essere gestiti e Roma Capitale, se vuole assumere un ruolo di primo piano nell'utilizzo e nella lotta contro la criminalità organizzata, deve dimostrare che è in grado di restituire ai suoi cittadini l'utilizzo di questi beni in maniera sana, trasparente e soprattutto utile ai cittadini e al territorio. Come abbiamo fatto? Cosa abbiamo pensato per la programmazione? Ci sono delle linee guida politiche che la Giunta ogni anno deve inserire nel DUP, che quindi i consiglieri di maggioranza e opposizione possono emendare, possono arricchire. Questo perché quando un bene viene promosso al Comune dall'Agenzia Nazionale, il Comune sia pronto, abbia delle idee e necessiti di questi beni, sia affamato di questi beni per le idee che ha già in pancia. Questo regolamento è stato il frutto veramente molto faticoso di tutti questi mesi, e per cui devo ringraziare veramente coloro che ci hanno aiutato a portarlo in aula oggi, a partire appunto dall'opposizione che
ha portato una serie di richieste che ci hanno fatto riflettere ulteriormente, che hanno migliorato sicuramente questo testo. Gli assessori, che con i loro bisogni quotidiani, con le loro impellenze quotidiane, ci hanno dimostrato anche poi nell'atto pratico come poteva essere utile questo regolamento. Abbiamo cercato di calibrare il ruolo della politica con quello della pubblica amministrazione, di modo che nessuno dei due prevalesse, ma insieme andassero in una direzione giusta, equa, perché le indicazioni devono essere date, ma poi devono essere seguite, gestite in maniera utile per tutti, egualitaria, sana, trasparente. Per questo chiediamo anche che i beni siano geolocalizzati, che ci sia una mappa per capire come sono distribuiti nel nostro territorio, gli utilizzi che se ne sta facendo. E poi voglio dire che in base all'esperienza che abbiamo avuto in questi mesi, il regolamento in aula non è il punto di arrivo del lavoro di un consigliere, ma è il punto di partenza del lavoro di un consigliere. Noi oggi stiamo ponendo le basi per poter lavorare meglio in futuro. I regolamenti non si fanno e si lasciano lì. Questo compreso avrà necessità di modifiche, di aggiornamenti, di feedback per capire l'impatto che potrà avere nel territorio, cosa sarà più funzionale, cosa dovrà essere modificato per renderlo maggiormente funzionale. Inoltre, la normativa in materia va avanti. L'Agenzia dei Beni Confiscati chiede manifestazioni di interesse anche attraverso modalità differenti adesso, con le piattaforme internet, su Open Regio. Ci sono nuove modalità di accesso a questi beni che noi come Roma Capitale dobbiamo esplorare, dobbiamo capire, perché vogliamo essere protagonisti anche in questo ambito, anche in queste nuove possibilità di accesso a questi beni. Questa è la proposta ed è il primo regolamento sui beni confiscati di Roma Capitale. Grazie.